Un misterioso personaggio trae in salvo Gonzalo e lo porta in un luogo isolato. Poco dopo si scopre che a salvare il giovane è stato Olmo Mesia. Maria nel frattempo sta cercando inutilmente di mettersi in contatto con Gonzalo e quando la ragazza scopre che l'amato non è mai arrivato all'orfanotrofio, comincia a sospettare che Fernando possa essere coinvolto nella sua sparizione. Dolores, davanti ad Aurora e a Maria, chiede a Conrado se è sposato. Aurora è convinta, o forse vuole convincersi, che Conrado abbia soltanto paura di innamorarsi. In paese il nuovo arrivato non è ben visto, ma Aurora non esita ad esporsi con gli altri abitanti per difenderlo. Hannibal rivela a Rita e ad Isidro che Matilde è scomparsa e lui non sa dove possa essersi cacciata. Tutti e tre vanno a cercarla, ma ogni sforzo si rivela vano. A quanto pare, Matilde ha fatto i bagagli in fretta e furia ed è scappata via. Dolores ha messo in giro la voce che i soldi della fondazione saranno destinati ai più bisognosi. Don Anselmo è subissato dalle richieste di aiuto dei suoi compaesani e chiede l'aiuto di Alfonso. I due decidono di comune accordo di recarsi da Pedro e di intimargli di tenere a freno sua moglie. Amedeo e Quintina sono riusciti a trovare lo scettro del re. La loro complicità tuttavia insospettisce non poco Ippolito. Il tutto accade mentre Donna Francisca è finalmente rientrata in villa. La signora Montenegro ordina a Maurizio di trovare Jesusa. Dopo tutto quello che le ha fatto passare, il suo unico desiderio è vederla soffrire. Emilia infine si scontra con Fernando.